Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. La settimana scorsa, sabato e domenica, si sono svolte anche a Fagnano le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. Do i dati riguardo agli elettori che hanno votato: su una platea di 10.256 elettori fagnanesi hanno votato 4.754 persone, pari al 46,35%, un'affluenza piuttosto bassa che rispecchia un po' l'andamento dell'intera nazione con un forte astensionismo a queste elezioni. È un motivo di riflessione per tutti noi che facciamo politica e un motivo per cercare di capire come cercare di cambiare la rotta e far sì che la gente possa tornare al voto e non disaffezionarsi di più all'interesse della politica. Prima di passare agli eventi del fine settimana, due parole. Innanzitutto, la settimana scorsa durante le elezioni molti comuni hanno rinnovato il consiglio comunale e ha rinnovato i sindaci dei comuni, quindi tengo a fare un augurio a tutte quelle persone che hanno iniziato questo incarico di primo cittadino nei comuni, soprattutto quelli più vicini a noi con i quali ci dovremo trovare a collaborare. E poi domani invece alle ore 18 alla chiesa delle Fornaci si terrà il saluto ufficiale al nostro parroco Don Federico, che ci lascia dal 1° di settembre e diventerà prevosto di Magenta. Sarò presente a nome di tutta l'amministrazione comunale in rappresentanza della comunità di Fagnano per portare il saluto e il ringraziamento per la sua presenza nel nostro territorio in questi anni. Gli eventi del fine settimana: questa sera 14 giugno alle ore 21 a Bergoro l'associazione Qualcosa per il Mondo organizza il concerto dei Nomadi ed è attivo per tutta la serata uno stand gastronomico. Sabato 15 giugno invece inizia il Giro in Valle organizzato dalle Proloco e Fagnano propone alle ore 19 l'apertura dello stand gastronomico e alle ore 21 la proiezione della partita Italia-Albania per gli europei del 2024, mentre domenica alle ore 8 sempre nell'area dei Calipolis continua il Giro in Valle con tante attività per grandi e piccini. Si dovrebbe partire con la colazione e poi da lì il proseguo per tutta la giornata. Anticipiamo che sabato 22 giugno riparte il Festival Fagnano in Musica, organizzato dal Comitato Genitori e dall'amministrazione comunale, e quest'anno è un po' più ricco per i festeggiamenti del 50 anni del Comitato Genitori. Ricordo anche che settimana prossima in concomitanza ci sarà anche la festa patronale di San Giovanni di Bergoro, ma questo poi lo diremo nel prossimo video della settimana prossima. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.